leggero venticello fresco ha accompagnato ieri sera la 70ª tombola di San Paterniano in una piazza 20 settembre gremita di persone, tutte ad aspettare l'estrazione dei numeri vincenti. La serata è stata animata dalla lettura di alcune poesie in dialetto fanese e dalla visione di alcuni pezzi del nuovo film di Harris e Chiaroli, il tutto intramezzato da sketch comici con Jeffrey Di Bartolomeo e Giovanni Gian Giacomi del San Costanzo Show. È tornato Flavio Veto, cari amici! E dal travolgente swing del gruppo musicale TSO, che hanno eseguito diversi brani famosi. L'evento di quest'anno è stato organizzato dall'Associazione Culturale Le Persiche in collaborazione con l'ACLI di Sant'Orso, il gruppo Creval e dal Comune di Fano. Sempre una fantastica tradizione questa della tombola di San Paterniano che corona una giornata dedicata al nostro santo patrono, alle quali teniamo tantissimo perché parla delle nostre identità, quindi ovviamente noi come amministrazione ci teniamo molto a portare avanti queste tradizioni e dobbiamo ringraziare coloro che si mettono in campo, in gioco per fare queste bellissime manifestazioni. Grande fermento tra i presenti in piazza per l'estrazione dei numeri, che anche quest'anno è stata affidata a Claudio Gentili, che da ben oltre 40 anni a gran voce legge i numeri estratti dallo storico pallottoliere. Numero 45. Tre i premi. Quaterna, 250 euro, divisi tra Andrea Volponi e Nicolò Lorenzetti. Cinquina, 500 euro, andati a Fabiola Sabatinelli. E la tombola, quest'anno di 1250 euro, andati alla giovane fanese Francesca Verzoni. Allora Francesca, come ci si sente vincere la tombola? Non ci credo, non mi è mai successo, sono molto contenta. Cosa farai adesso? Una vacanza, sicura, da decidere. Non ho mai vinto, mai un numero, quindi oggi mi sembra, non lo so, una festa. Il ricavato della serata sarà poi devoluto alla mensa di San Paterniano di Fano.